dallo stadio Sant'Elia, buonasera e buon ascolto da Diego Carmignani, da Emanuele Dotto, che con la collaborazione tecnica di Simone e Casti e Salvatore Vargio e l'assistenza di Antonio Sava vi racconteranno la partita fra il Cagliari e l'Internazionale. Palla per Podolski, Podolski limite dell'area, ferma la palla, ancora Podolski, è solo davanti al portiere, non calcia in porta e perde una buona opportunità, ancora l'Inter in avanti e poi fallisce clamorosamente l'opportunità della rete con un tiro altissimo di Brozovic. Beh, se Podolski non tira all'altezza del disco del rigore quando il portiere ha quasi perduto il pallone, c'è da rimanere veramente sbalorditi. Spinge molto Santon sulla fascia di sinistra, passo doppio, parte il cross di testa, il pallone viene colpito da Podolski ma soltanto sfiorato, palla sul fondo, occasione d'oro fallita dalla formazione nero-azzurra. Il tiro cross è stato di Santon, la palla battuta di testa sfiorata da Lucas Podolski. Sta per entrare in aria Santon, l'appoggio indietro, il tiro, la grandissima parata di Berkic, la ribattuta dell'Inter, è stata bravissima la formazione cagliaritana a salvare il risultato. C'è stato un tiro, è stato bravissimo Avelar a fermare il pallone che stava per essere scagliato in porta. Grande merito nell'azione di Santon. Mpoku, una bellissima manovra di Mpoku, palla bassa, il tiro, la deviazione sotto misura di Chop, la palla intercettata con un po' di fortuna da Carrizo, insomma sta rischiando l'Inter. La palla per i piedi di Donsa in area di rigore, ci sono piazzati Mpoku e Chop. Mpoku un po' innamorato del pallone, limite dell'area, il tiro, la palla alta di poco sulla traversa, applausi scroscianti del pubblico del Sant'Elia. C'è Santon in possesso di palla, ecco Kovacic, da Kovacic c'è ancora Santon, palla in profondità verso Podolski, affrontato da Capuano. Podolski ha la meglio ma il suo passaggio è impreciso, può recuperare poi Medel, colpo di tacco e palla per Podolski in area di rigore. Icardi stoppa la palla con il petto, Icardi e poi c'è il tiro di Kovacic che porta in vantaggio l'Internazionale dopo un primo e 30 secondi. Gol di Kovacic, il grande merito però di Podolski che ha aperto un varco nella difesa del Cagliari, il suo tiro cross controllato da Icardi, un rimpallo è piombato Kovacic e con un tiro potente e preciso ha scaraventato alle spalle del povero Berkic. Dopo un primo e 30 secondi cambia il punteggio, Mateo Kovacic per l'Inter, Inter in vantaggio sul Cagliari. Bello il passaggio di Capuano, un pallone che filtra per Kossu che clamorosamente sbaglia a porta quasi vuota il punto del pareggio, davvero un errore clamoroso su un liscio di piazzamento della difesa interista. Attenzione ancora Kossu che sbaglia clamorosamente il secondo tiro, anche qui l'Inter in difesa ha dormito e c'è voluto un grande intervento del portiere Carrizo per neutralizzare. Attenzione ancora al Cagliari in avanti proprio con il giocatore Mpoku, viene fermato Mpoku che recupera il pallone, lo ha tolto al suo avversario Mpoku, ancora Mpoku, il tiro, la parata fortunosa e molto avventurosa del portiere Carrizo. Inter in difficoltà, una serie di attacchi scatenanti da parte del Cagliari ma l'Inter è troppo statica, troppo ferma sulle gambe, perché abbiamo visto giocatori interisti perdere, Santon è stato un caso, Vidic il secondo, una serie di palloni assolutamente incredibili, sbandamenti pazzeschi dell'Inter che dava l'impressione di essere come il Titanic, una corazzata anche qui, altro errore, Kossu l'appoggio, poi per Conti il tiro e ancora una volta Samuele Longo fallisce il punto del pareggio. È assolutamente incredibile quello che sta succedendo qui a Cagliari, errori a ripetizione della difesa interista e una serie incredibile di sbagli commessi dagli attaccanti del Cagliari, pazzesco. Cagliari che sta giocando con grande impegno, Joao Pedro ha perso la palla e c'è ancora Icardi, stoppa la palla Icardi, gol, grandissimo gol di Maurito Icardi che ha stoppato la palla con il sinistro, se l'è passata sul destro, è ritornato a calciare e con un sinistro a parabola ha spedito il pallone sotto l'incrocio dei pali, un gol veramente bello. Internazionale
2, Cagliari 0, raddoppio al 23esimo minuto di Mauro Icardi, che con questa rete prende veramente il largo, ma è un grandissimo gol perché c'è stato un doppio controllo e un tiro con il sinistro a parabola che si è insaccato proprio sotto l'incrocio dei pali, là dove il povero Berkic neppure poteva intervenire. Cagliari 0, Internazionale 2, è la legge del calcio, se sbagli 3 o 4 gol è logico che poi tu becchi il secondo. Cagliari 0, Internazionale 2, perfetto dei gol siglati nel secondo tempo, al secondo minuto da Kovacic e al 23esimo da Icardi. Gran gol del Cagliari con Samuele Longo, un gran tiro dalla distanza, una mezza papera del portiere Carriso, pallone che sfugge alla presa del portiere e si insacca in rete. Dunque al 29esimo minuto Samuele Longo porta a 1 le reti del Cagliari, dimezza lo scarto rispetto all'Inter. Sembrava una partita già risolta per la formazione nero-azzurra. Questo gol di Samuele Longo, il gol dell'ex, la riapre improvvisamente. Parte la punizione battuta da Avelar, ancora un po' qui il tiro, la palla sfiora il palo alla destra di Carriso, è stato un po' qui a calciare di precisione, palla fil di palo radente con il portiere dell'Inter lanciato in tuffo, ma un mezzo metro più in là il pallone si sarebbe infilato sicuramente in porta. Manovra ancora la formazione cagliaritana, grande impegno, il tocco di Avelar, palla per Mpoku, sposta la palla con il petto, un rimpallo favorisce il giocatore africano, servizio per Donsa, di testa ancora Samuele Longo, il tiro, la palla sfiora il palo, il diagonale non si è concretizzato. Avelar, cross in area di rigore, di testa saltano i giocatori del Cagliari ma non agganciano, contro cross sbagliatissimo questa volta di Donsa, palla rimessa a terra da Mpoku in area di rigore, Mpoku tiro di tacco, Guarin, esce male il portiere Carriso, un disastro sulle palle alte questa sera. Ancora Mpoku, questa volta viene fermato il giocatore africano, può partire ancora la formazione interista con Hernanes, parte il tiro, gol, il tiro che rimbalza sulla linea di porta e rientra in campo, non è gol ma davvero un grandissimo tiro quello di Hernanes, finisce la partita del Sant'Elia a Cagliari. Internazionale batte Cagliari 2-1, ma è stata una partita molto viva, molto sofferta. Intanto confermiamo che il tiro di Hernanes non era entrato in porta, grande distanza, palla rimbalzata dalla traversa e poi nuovamente in campo. L'Inter sale a quota 35 affiancando Sampdoria e Genoa.